due soli trasgressori, una coppia di negazionisti che non intendevano indossare la mascherina e hanno riempito di improperi anche la polizia locale, che così li ha sanzionati mentre passeggiavano in città. A Verona, come in tutti i centri storici delle città venete, dove di fatto vige una zona rossa che vieta il passeggio e tiene chiusi i negozi ed esercizi commerciali nel fine settimana, funzionano i provvedimenti della zona gialla intensificata con l'ordinanza della regione. Il sindaco Sbuarina si dice soddisfatto, ma ora, spiega, è tempo di pensare a risarcire negozianti ed esercenti delle città che così non lavorano affatto. Devo dire che tutto questo ha funzionato, mi sono sentito anche col prefetto prima e anche dal punto di vista della prefettura, delle forze dell'ordine. Questo è andato bene e quindi è stato raggiunto l'obiettivo che l'ordinanza della Regione Veneto, ripeto, l'ordinanza della Regione Veneto si era prefissata. È chiaro, lo dico subito prima di darvi qualche dato sui controlli, che ci sono due pilastri da tenere su e da garantire. Il primo è quello della salute, e quindi per garantire, per limitare la crescita dei contagi e la saturazione e riempimento dei nostri ospedali, vi è la necessità di non creare affollamenti. È chiaro che dall'altra parte i negozi entrano in sofferenza, perché nel momento in cui ci sono meno persone che vanno in centro città si raggiunge l'obiettivo di non creare gli affollamenti, ma dall'altra parte i negozi entrano evidentemente in sofferenza. Allora mi permetto così di dire, di fare una riflessione su questo, cioè tanti mi dicono, e viene quasi da pensare, che la scelta, ovviamente per garantire i due pilastri, ci sarebbe da effettuare le chiusure, ma parallelamente da parte del governo intervenire e ristorare quello che è il mancato guadagno conseguente proprio delle chiusure, perché questo è probabilmente l'unico modo per garantire la salute della nostra comunità e dall'altra parte garantire la salute della nostra economia. È difficile trovare un punto di equilibrio, perché è evidente che più si svuotano i centri e si riesce ad intervenire sugli affollamenti, più dall'altra parte l'economia entra in difficoltà. Oggi scade l'ordinanza della ZTL, la proroghiamo di un'altra settimana, sempre sulla base del principio che quella finestra così aperte permettono a chi ha la necessità di andare a prendere il pranzo o la cena da asporto, che ricordo essere ancora possibile fino alle ore 22. Chiudo con quella riflessione che vorrei sottolineare, che ho fatto prima e di cui mi faccio portavoce di tanti commercianti di tante categorie, che si è arrivati al punto in cui oggettivamente il tenere aperto con queste restrizioni senza avere un debito ristoro sta creando forse più problemi che non vantaggi.